Bene amici, finalmente dopo mesi di attese riusciamo ad effettuare il test delle bombolette Repaint sulla loro superficie principale, ossia il tubolare, in questo caso in PVC, un pezzo di tendere che voi già conoscete perché già ho effettuato altri test su questa stessa superficie, e noi andremo a cambiargli radicalmente il colore, quindi da bianco andremo col color sabbia, al posto della fascia blu utilizzeremo il rosso e al posto delle maniglie che sono qui in color grigio ma ormai bruciato andremo col grigio perla, quindi cerchiamo di vedere che compatibilità ha col colore originale di questo pezzo. Il mio cuscino penso che anche voi lo conoscete, chi mi segue conoscerà sicuramente la storia di questo cuscino, chi non la conosce vi invito a vederlo sul mio canale. E ancora qui dopo un anno praticamente non mi ha dato nessun problema, non l'ho mai pulito quindi adesso è un po' sporco, però la vernice tiene ancora. Quindi adesso facciamo subito il test sul tubolare, andremo a schermare le zone che ovviamente non dovranno essere verniciate in un primo momento e vediamo come funziona il prodotto e come si comporta sul tubolare. E da qui faremo il test di partenza per valutare la resistenza da qui all'estate e come reagisce anche con le temperature. Dunque l'applicazione la conosciamo, prendiamo la bomboletta, agitiamo e iniziamo a spruzzarla. Io vi avviso, ci sarà sicuramente qualche colatura, la vedremo poi più in là una volta che si sarà asciugata e la useremo anche come base per valutare eventuali rattoppi e o modifiche che si potranno fare nel corso dei mesi. Quindi andiamo a spruzzare. Sempre dare più mani rapide piuttosto che farne un'unica abbondante, proprio per evitare colature. Come anche per il cuscino, qui c'è qualche colatura, prendiamo un panno e la andiamo a pulire. Andiamo a rimuoverla, perché per i primi 30 minuti è ancora fresca la vernice, quindi possiamo tranquillamente andarla a rimuovere con un panno e a rispruzzare nuovamente. Nel mio caso la superficie, vedete, non è ben livellata, quindi ci sarà sicuramente qualche zona in cui si accumula di più la vernice, ma come già detto non fa nulla. Dovremmo considerare il tubolare come se fosse gonfio, quindi senza questi dislivelli, quindi per voi sicuramente sarà più facile. Andiamo a fare qualche altro ritocco. E adesso aspettiamo i canonici 30 minuti. Dunque è passata la prima mezz'ora, al tatto è asciutto e adesso andiamo a togliere le strisce e andiamo a schermare la zona beige e siamo pronti per riverniciare le altre due. Quindi dopo aver effettuato la schermatura, mi rendo conto che non è fatta benissimo, quindi sicuramente ci saranno delle zone in cui il beige verrà coperto dal rosso, ma diciamo in questo momento me lo perdonerete dato che è una fase di test. Andiamo a prendere la bomboletta rossa e procediamo a spruzzare. Abbiamo applicato il rosso, facciamo qualche ritocco, giusto così sarò bravissimo a formare altre colature. E anche qui ci mettiamo, prepariamo l'orologio e gli facciamo i classici 30 minuti di attesa. Sono passati 30 minuti netti, andiamo a vedere un po' al tatto. Sì, sembra asciutto. Lo lasciamo stare un altro po', nel frattempo prepariamo l'isolamento e andiamo a
coprire le maniglie. E infine, dopo aver cercato di schermare al meglio la superficie, ho lasciato solo questa zona qui scoperta perché non avevo più fogli, quindi cerchiamo di stare un po' più attenti. Andiamo a cercare di riverniciare le altre due zone con le maniglie e ci andiamo col grigio perla. Quindi, come sempre, andiamo a spruzzare rapidamente, cercando di non farla finire altrove. Aspettiamo l'ultima mezz'ora, lasciamo qui la bomboletta e poi facciamo le valutazioni conclusive di tutto il lavoro. Quindi dopo un'altra mezz'ora, l'ultima del processo, procediamo alla rimozione della zona schermata ed è la parte più emozionante, dover rimuovere tutto lo scotch carta che ho messo e vedere come è uscito il lavoro. E ora avviciniamo ancora di più e facciamo un po' tutte le valutazioni del caso. Dunque, ci sono alcune zone, tipo qui, non so se in camera si riesce a vedere bene, che c'è la vernice che è saltata un po', ma questo è un problema mio poiché non ho aspettato correttamente tutti i tempi per cercare di accelerare e fare un video un po' più breve rispetto alla lunghezza originale. La vernice si secca in 30 minuti, però comunque è consigliato aspettare un po' più di tempo per poter fare applicare lo scotch carta, che è molto adesivo, e quindi in questo caso è venuta via un po' la vernice. Ci sono alcuni sbuffi qui e qui, anche in queste zone qui, perché appunto non ho schermato bene la superficie, così come questo punto. Ma per il resto io già dopo la prima mezz'ora posso vedere come la vernice si flette. Abbiamo fatto questo test anche per il cuscino e non ci dà nessun problema. Anche la copertura del blu, la zona rossa non ci dà problemi, qui ci sono sbuffi della vernice grigia, quindi ce lo ricorderemo quando magari avremo bisogno di ricoprirlo. E anche qui, però nel complesso, il grigio è un bel grigio anche, poteva essere anche un'opzione per poter riverniciare tutto il tubolare, ma per il resto non abbiamo grandi difficoltà. Vediamo se si flette, lo pieghiamo un po' su se stesso. Vi ricordo che la stabilizzazione totale della vernice è in 24 ore, noi sono passate solo un paio d'ore, quindi teoricamente è ancora fresca, quindi sto già facendo un test un po' più difficoltoso, diciamo, lo sto cercando di rendere un po' più complesso, infatti è ancora un po' appiccicosa sotto la mano, ma non mi lascia segni, quindi per ora nessun problema, questo lo lasciamo qui, lo lasciamo alle intemperie e vediamo come si comporterà nel tempo. E dunque, cari amici, per ora abbiamo concluso, il tubolare è qui, riverniciato, penso si noti abbastanza la differenza, basta vedere nei primi fotogrammi di questo video. Che dire sul prodotto? Io mi sono trovato abbastanza bene, non ho avuto difficoltà particolari, l'unica difficoltà che ho avuto, come avete visto, è la schermatura, quindi perdete un po' più di tempo a preparare il lavoro, preparare la superficie e dopo andate con l'applicazione, perché l'applicazione in sé per sé è molto semplice e molto rapida. Nel caso di colature basta un panno di microfibra, noi ce lo teniamo con noi già all'inizio lavoro, andiamo a rimuovere la zona e andiamo a riverniciare subito dopo, quindi non abbiamo difficoltà. Le controindicazioni quali sono? La schermatura sbagliata, quindi come avete visto qui io ci sono dei punti in cui non ho passato bene il nastro carta e quindi c'è questa zona qui dove la vernice è rimasta come prima, o meglio non è andata a coprirla perché c'era lo scotch carta, qui è andata in eccesso perché c'era una colatura e quindi non ci ho fatto caso, e quindi come vi dicevo, una volta preparata bene la superficie non abbiamo grandi difficoltà di applicazione. Per quanto riguarda questo campione, io lo lascerò qui alle intemperie, come ben sapete, come siamo ben abituati,
quindi vedremo da qui a un mese o due come si sarà comportato. Vi ricordo che il mio è un test estremo perché non lo tratterò, non lo pulirò, quindi approfittiamo sia per vedere la resistenza allo sporco in generale, sia la resistenza nei raggi UV, ed è il motivo per cui ho scelto il colore rosso, per vedere appunto se scolorisce nel tempo o meno. Quindi per ora abbiamo concluso, come sempre io vi invito ad iscrivervi al canale YouTube e alla pagina Facebook per non perdervi tutti gli aggiornamenti, potete anche vedere il test effettuato sul cuscino che ormai è quasi un anno che è qui con me sul terrazzo, e per il resto se avete dubbi, domande o volete semplicemente delle informazioni basta lasciarmi un commento e io vi risponderò appena possibile. Grazie mille e alla prossima sempre sul mio canale.